Nicola Morini, candidato a sindaco per Città di Castello della coalizione che comprende la lista civica Tiferno Insieme e tutte le forze del centrodestra, per presentare alla cittadinanza quello che è il vostro programma, i punti principali. I punti principali naturalmente sono quelli classici che potreste trovare in ogni programma. La particolarità del nostro programma è che, oltre ai valori che sottendono la nostra azione, oltre agli obiettivi che sono comuni, ovvero andare a cambiare e sorpassare la situazione di clientelarismo che vive questa città, è il fatto che nel programma i cittadini potranno trovare delle idee, dei progetti concreti che attueremo in maniera progressiva e che andranno praticamente a mettere al centro dell'azione amministrativa l'uomo. L'uomo nella sua relazione, la persona, la famiglia, la comunità, con atti concreti. Uno di quelli che presenteremo oggi, per esempio, è l'adozione del quoziente familiare, cioè secondo noi la tassazione deve essere direttamente proporzionale al reddito familiare, nel senso che deve scalare a seconda se questa famiglia ha più componenti al suo interno e deve essere maggiormente tutelata. Le politiche fiscali di questo comune devono completamente cambiare e andare a favorire i nuclei sociali che hanno la loro autonomia, la loro indipendenza, la loro forza, una potenzialità che non viene espressa ma troppo spesso soffocata. Un altro elemento che andremo a toccare per quanto riguarda la tassazione è la diminuzione della Tari, netta meno 10% come primo passo per andare anche a risolvere quelle situazioni di partecipate come Sogepo, Polisport, che sono troppo care per i cittadini. Noi andremo a rivedere tutte quante queste situazioni e la tassazione calerà, a differenza di quello che è successo questi 5 anni, in cui la tassazione media pro capite del cittadino a Castello è salita da 420 euro a ben 490 euro circa. È veramente insopportabile, così una società si soffoca e non la si fa crescere. Per quello che riguarda invece i servizi? Per quanto riguarda i servizi, sempre ripartiamo da una riconsiderazione degli stessi, veramente in tutto quello che è il ciclo delle partecipate. Dei servizi che però vogliono essere non in competizione con la società, per cui daremo molto spazio al terzo settore. La filosofia è questa: dove arriva la società, l'amministrazione deve lasciarla libera di arrivare. Dove la società non arriva con il terzo settore, con i privati e via dicendo, l'amministrazione deve arrivare a tutelare il cittadino, ma dandogli quelli che sono i suoi diritti e non facendo sì che il cittadino possa scambiare questi diritti per favori. Non sono favori, sono diritti che il cittadino naturalmente a ben ragione deve pretendere da un'amministrazione che è degna di tale nome. Ultima considerazione: importante aver riunito tutto il centrodestra per voi. Ma è importante però su una base programmatica, sul programma che ci tiene uniti. Anche lo spirito e il metodo devono essere gli stessi, ma la nostra intesa è soprattutto tesa al bene per la città. Ecco perché la nostra vittoria è già nell'aver costituito una lista civica che rappresenta proprio la volontà delle persone di riappropriarsi della costruzione del bene comune. Da questo stiamo partendo, dalla base, dal movimento civico Tiferno Insieme. Abbiamo dato un segno di maturità da parte del nostro partito, perché in un momento dove i cittadini si stanno allontanando dalla politica abbiamo deciso di sposare un progetto civico che andasse a coprire anche quella parte della cittadinanza che un pochino in questi ultimi tempi si è allontanata dal mondo della politica. Quindi è stato sicuramente un segno di maturità da parte del nostro partito, come degli altri partiti politici della coalizione, sposare questo progetto civico. Abbiamo tutti rinunciato, parlando di partiti strutturati e storici, a una parte delle nostre peculiarità per metterci insieme con una lista civica e un candidato che rappresenta il civismo. Questo perché credo che in momenti come questi, molto particolari, sia più importante dare risposte alle esigenze della popolazione piuttosto che pensare ai partiti, alle correnti di partito. Ormai siamo in un sistema che deve destrutturarsi per dare spazio alle voci di chi viene appunto dal popolo. Prima di tutto perché l'unità è un valore, è stata fatta una scelta precisa dei partiti del centrodestra di stare uniti e di allargarsi ad un progetto civico. Poi perché Nicola Morini è una persona di valore, lo ha dimostrato nei 5 anni che è stato in consiglio comunale, dove ha fatto battaglie di opposizione forte e vera. E
Da ultimo, perché l'unità è quel valore aggiunto che serve a Città di Castello, perché dall'unità politica si ha anche una coesione amministrativa. Città di Castello ha bisogno di un futuro vero e non solamente di slogan elettorali. Motivi di interesse generale: la Lega Nord, che è stato il primo partito votato alle regionali, ha la responsabilità di dare una possibilità di cambiamento alla città. Lo ha fatto indicando Nicola Morini, il sottoscritto è stato già ricordato da voi giornalisti, lo ha fatto addirittura in diverse occasioni, addirittura dal 3 di giugno del 2015, l'ho fatto poi anche a settembre in dibattiti pubblici. Il centrodestra ha una capacità di governo, però bisogna andare oltre, c'è una maggioranza in questa città, diciamolo pure, di sinistra, che non sarebbe, diciamo, confluita in un nome, espressione di una sola parte politica. Noi quindi vogliamo aggregare, è la prima volta che il centrodestra si presenta unita a Città di Castello e onestamente abbiamo una bella squadra in ogni lista per dare questa alternativa di governo.